A parte il fatto che io lo ringrazio dell'autore della fotografia, ma quello si dice un fotografo. Io sono un attore della fotografia cinematografica, perché altrimenti faccio click, che è un'altra cosa. Ha bisogno di quel ritmo, di quel movimento che si chiama la parola cinematografia. Uso in questo caso per spiegarlo meglio a lei, ma anche per dire al nostro pubblico. Io credo che dall'inizio, quando sul Transformamento abbiamo cominciato a parlare con Carlos, io ho sentito il bisogno di avere un percorso con la luce, che andava da un certo periodo del momento della. Per esempio, in una sceneggiatura, in genere c'è scritto giorno o notte, e non c'è scritto altro. Per cui accade qualsiasi ora del giorno, qualsiasi ora della notte. Secondo me c'è una differenza tra l'aurora, l'alba, il mattino, il giorno, il pomeriggio, il tramonto, l'imbrunire. Sono tutte tonalità lumistiche, diciamo cromatiche, che danno anche un atteggiamento diverso a tutto il mondo. Ci si comporta in un modo diverso se si fa una scena alle 7 di sera o alle 7 del mattino. Secondo me non solo la luce è diversa. Questo ho cercato di raccontarlo subito a Carlo, quando abbiamo fatto Flamenco, di dare un tempo, diciamo, specifico ai vari atti, diciamo, che accadevano, di modo che prendeva un motivo lo svolgimento di tutto. Cominciare per esempio da un tramonto, perché mi hanno detto non possiamo girare di giorno, perché lui, chi balla il flamenco lo fa a fine giornata, va all'ultima luce del giorno, poi lo fanno di notte. E allora l'idea è stata di partire dopo il sole al tramonto e fare i primi panni, i primi. Poi erano le musiche di Paco di Lucia e San Luca, fantastici chitarristi, col calare del sole. E poi si entrava nella notte e mentre sale la luna cominciano i canti delle donne. E arriviamo fino al confine della notte, dove cambia il colore, dove cambia il e c'è l'alba e ricomincia di nuovo un altro tipo di luce. E questo l'abbiamo un po' come principio quasi. Anche non così specifico come il flamenco, ho usato sempre cercare il senso del movimento del tempo rispetto al movimento della luce. Maestro, vuole sapere spagnolo? Io non posso aggiungere nulla dopo di quello che diceva Vittorio, perché Vittorio mi ha detto che parla molto bene italiano, parla italiano benissimo, no? E si estende de una forma que yo no podría hacerlo, ¿no? Pero yo lo agradezco, ¿no? No es la primera vez que yo le he dicho, Vittorio, ya está bien, ¿eh? Porque como es un maestro, puede hablar de la luz, de la noche, puede hablar durante horas y horas y horas, y sobre todo con sus teorías, ¿verdad? Que son reales, ¿verdad? Pero que en la práctica son mucho más sencillas. Es que él ilumina con una rapidez. Yo no conozco ningún director de fotografía, aunque he tenido fotógrafos, ¿verdad? Que ilumine con tanta rapidez. Hasta ahora iluminaba con los focos de los aviones, que iluminaban los aviones y podía. Yo no he visto nunca eso hacer. Podía regular la luz. O sea que cuando. Eso cuando no estaba él como fotógrafo de cine, como quiera llamarlo él, no sé, yo creo que he tratado de imitarlo, hablando con los directores de fotografía españoles, diciendo, lo que tenéis que hacer es imitar a Víctor Estorado. Unos lo han hecho mejor y otros peor, ¿verdad? Pero ese es el intento, ¿eh? Grazie. Beh, devo dire che non posso che aggiungere altro perché Vittorio parla molto bene l'italiano e quindi si dilunga molto. E non è poi la prima volta che gli dico va bene Vittorio, basta così. Lui potrebbe parlare della luce ore e ore e ore con le sue teorie, che sono delle teorie reali, ma che sono molto più veloci nella pratica che appunto nella teoria. È davvero rapidissimo e è in grado di regolare la luce in modo molto preciso ed è in grado anche di sottolineare un personaggio con la luce. Io ho preso molto da lui come fotografo del cinema, così come ama essere definito, e molte persone hanno cercato di imitarlo, chi lo è riuscito a fare meglio, chi è riuscito a farlo peggio. Grazie.